ritirato perché è una truffa semantica. E il teatrino che oggi c'è in quest'aula ricorda molto quello che è successo più o meno un anno fa in Puglia, dove il presidente Emiliano prima ci attaccava, ci derideva quando noi parlavamo di reddito cittadinanza da portare in regione, e oggi ci ha scimmiottato come esattamente sta facendo il Partito Democratico in quest'aula. In regione abbiamo 126.000 famiglie povere e il reddito cittadinanza, che però Emiliano chiama reddito di dignità, esattamente con una truffa semantica, serve a 7.000 cittadini. Allora io, parafrasando un noto esponente del Partito Democratico, Piero Fassino, il quale diceva abbiamo una banca, in un'intercettazione famosa, vorrei dirvi, approvate le leggi con il nome che voi avete voluto dare e poi vedete quanti voti prendete. Grazie, è iscritta a parlare la deputata Piazzoni, prego, a titolo personale anche lei. Sì, grazie. Vorrei semplicemente, Presidente, siccome non ho tempo di elencare qui tutte le misure che ci sono, i vari nomi che ci sono per le misure di contrasto di povertà in Europa, ce ne sono molti nelle regioni italiane, misura attiva di sostegno al reddito in Friuli, reddito di dignità in Puglia, reddito di inserimento in Basilicata. Pensi, ce n'è persino una, c'è un comune, il comune di Livorno, che ha preso, diciamo, i fondi per il sociale, li ha suddivisi in un'ipotesi di 500 euro per soli 6 mesi, fino alla concorrenza delle risorse. Immagini che le danno solo uno per persona, una sola persona per famiglia, e lo chiamano reddito di cittadinanza. Quindi diciamo che sulla questione dei nomi ci si può sbizzarrire a lungo. Noi però confessiamo, effettivamente un pochino abbiamo copiato. Il nostro riferimento è l'articolo 23 della 328, dove veniva inserito il reddito minimo di inserimento. Abbiamo preferito il termine inclusione perché ci sembra che arrivi più facilmente a spiegare l'idea che non è solo un sostegno economico, ma ci sono tutti quel sostegno, quella presa in carico da parte dei servizi che abbiamo inserito nel DDL come rafforzamento dello stesso impianto previsto dalla 328, che i governi di Grazie. centrodestra hanno spazzato via. Grazie. Grazie onorevole Piazzoni. Onorevole Incerti, a titolo personale. Sì, grazie Presidente. Ma forse il principio di realtà dovrebbe essere uno degli elementi che ci guida come legislatori, anche perché il problema nostro del Partito Democratico non è avviare o copiare qualche legge. Abbiamo una tradizione, penso ai nostri servizi sui territori, non abbiamo bisogno di copiare delle leggi di altri. Abbiamo bisogno semplicemente di dire, a parte che vorrei sapere dei numeri veri, perché ne avete dati tanti, penso al Movimento 5 Stelle, ma non realmente che cos'è il reddito di cittadinanza, vorrei sapere i conti. Detto questo, si chiama reddito di inclusione perché noi abbiamo voluto mettere in evidenza una cosa che non c'è solo.